ciao. Giuseppe, cordiali, educati, bere l'acqua nelle Giuseppe, dimmi. Pronto? Vai. Pronto? Dimmi, dai. Ciao Giuseppe, piacere di parlare con te. No, ti volevo dire innanzitutto non farmi parlare con questo parasita di sinistra che hai al fianco, sì. Chi sarebbe il parassita? Ne conosco a centinaia qui sulla piazza d'Italia. Hanno fatto una cricca di delinquenti che hanno praticamente occupato tutte le istituzioni pubbliche, sono tutti amici degli amici. Ma lei nella sua triste vita, Volevo parlare di una cosa comunque, Giuseppe. Però qui abbiamo detto parassita di sinistra, sì. Leccaculo, delinquente, ha aiutato i delinquenti. Questa è una cricca di amici che hanno paralizzato lo Stato italiano e lo continuano a paralizzare. Ma lui che cosa ha paralizzato? Il suo cervello. Hanno piazzato in tutte le amministrazioni dello Stato uomini che fanno disturbo praticamente al paese, all'economia. Ma guarda che qui l'unico disturbato è l'Elsa, l'unico disturbo lo arreca lei, l'unico disturbo. Fanno anche i buonisti, perché sono dei falsi buonisti, io li conosco bene purtroppo a questi sinistroidi. Comunque volevo parlare di una cosa più importante, Giuseppe, di questa gente che è difficile, veramente andrebbe isolata dal paese. Guardi. Ma tu che faresti con questi che tu chiami parassiti di sinistra? Cosa? Stai zitto tu che appartiene alla cricca di amici, parassita di sinistra, che cosa faresti ai parassiti di sinistra? Sono dei parassiti, sono infilati in tutta l'amministrazione pubblica dello Stato e in tutta l'amministrazione privata dello Stato. Sono degli amici che disprezzano tutto, ma stanno lì a guadagnare centinaia di milioni di euro, e praticamente sono lì indagati nelle confederazioni. Ma è caduto dal seggiolone da piccolo? Non sono caduto da nessuna parte, guardi, io vi conosco benissimo. Ma chi avete paralizzato questo, avete paralizzato questo paese e lo continuate a paralizzare con il vostro atteggiamento buonista, capito? È parassitario. È parassitario. Io Giuseppe volevo parlare con te, volevo parlare di una cosa che riguarda i clandestini, cortesemente. Che è successo? Ecco, cortesemente. Allora volevo dirti questo, un altro capitolo, forza, vecchio cavallo di battaglia. Qualche settimana fa mi ritrovo in un giardino qui alla zona Infernetto. Che interessante 50 ragazzi di colore. Sì. Mamma mia che scandalo. Energumeni. Sono dei ragazzi piazzatissimi, tutti con telefonino grandi, grossi, tutti ubriachi. Tutti sono ubriachi. Sono intervenuti tre volanti dei carabinieri perché uno solo avevano paura. E dunque hanno ricevuto spintoni, sputi da tutte le parti. Questi poverini cercavano semplicemente di tenere l'ordine, insomma, e non sapevano, e alla fine uno di questi ha pisciato anche sulla macchina dei carabinieri. Noi in che cazzo di paese siamo? Questi andrebbero caricati con i celerini, portati in montagna, caricati di botte e messi su un deltaplano in attesa che possano viaggiare da qualche altra parte. Aspetta un attimo, Giuseppe, aspetta un attimo, Lazar, ci sei? Lazar da Brescia? Dammi 20 secondi per favore. Sì, aspetta. No, Lazzarra, hai sentito o no questo Giuseppe da Roma? Lazzarra? Sì, ho sentito. Sì, ho sentito. È una vergogna proprio, però. Comunque, ascolti. Allora, scusi, perché sono in cassa, porco cane. Sei in cassa? Arrivo, no, in non cassa. Ti preoccupare, fratello. Stai lavorando, lo so. No, sta pagando la spesa. Ascolta, un saluto a Parenzo. Ciao, caro fratello Lazar, ciao. Sì, ciao. Per Corusciani. Ma lei è parente per caso del grande professore Marc Lazar? No, non c'è, questo è il nome di battesimo, Lazar, non c'è niente. No, no, siamo una famiglia famosa in Algeria, però siamo tutti di dottore. Pensavo fosse il grande parente del grande intellettuale francese Marc Lazar. Ma tu sei muslim? Sì, muslim. Allora, da un muslim ti mando tranquillamente a fanculo, Cruciani. Ma perché, scusa, che c'è adesso? Sì, certo, Cruciani. Anzi, è poco, di mandarti a fanculo è veramente poco. Comunque, l'Islam. Aspetta un attimo, Giuseppe, vuoi dire qualcosa al signor Lazzara algerino? Ma non posso dire nulla, io vorrei dire solo a Parenzo un'altra cosa, che praticamente dietro è uguale a Fazio, sono due finti giornalisti. Adesso si sta accreditando anche a fare il grande giornalista. Ieri sera ho visto che ha intervistato il grande Dell'Utri. Il grande Dell'Utri. Vabbè, questo che cazzo c'entra? Vabbè, ciao Giuseppe, Lazar, Brescia. Ciao, vai. Buona serata. Ciao. Lazar, vai, continua, vai. Allora, ti mando tranquillamente a fanculo. Allora, tu ogni giorno l'Islam. Cosa vuoi che facciamo? Ci convertiamo al buddismo, all'Hare Krishna? No, ma chi vuole che ti compri? Io sono con io per figura, allora, sono radio, che me ne frega. No, ascolta, ci andiamo a suicidare. Ce l'abbiamo già dei problemi, no? Allora, ma che vuoi da me? Ma che vuoi da me?
se sono problemi vostri dell'Islam. Tu sei un islamico moderato, ma non hai mai detto nulla contro il terrorismo. Hai mai detto qualcosa contro i terroristi? Caro mio, sì, certo, io sono stato sempre con centinaia di persone, siamo stati sempre in piazza. A differenza di quale piazza? Sì, a Milano, a tutte le parti. Ma che vuoi, Lazzarra? Ma che vuoi da me? Dimmi che vuoi da me. Di non falsificare le cose. Ci bastano già Salvini del Debbio, di Petro e la compagnia Belle di trasmissione del cazzo che seminano l'odio. Già noi seminano l'odio, seminano l'odio. Seminano l'odio, sì. Seminano la tua zanzara del cavolo qua, io lo sento ogni giorno. Ma veramente non serve a niente. Cosa serve la zanzara, porca puttana? Ma cosa servi tu? Ma cosa servi tu? A cosa servi tu? A cosa serve la zanzara? Che è un prodotto radiofonico. A cosa servi tu? Ascolta, caro mio, io vado a contribuire, io sto pagando le tasse. Bene, ottimo, e allora non rompere i coglioni a noi. Sì, no, certo, sì, come no, deve rispettarmi, deve rispettare anche la mia religione e anche la gente brava che vengono qua a lavorare e costruire. Ce l'hanno di bambini, ce l'hanno di famiglia, un po' di rispetto ci vuole. Senti, Lazzarra. Andiamo, camminiamo sui marciapiedi con la testa bassa. Ma chi ha detto così, questo? Io ho detto. Togliamo i pantaloni. Voi avete reso questo paese veramente una vergogna. E musulmani, perché se ce l'avete? Ma quale vergogna che puoi fare quello che vuoi? Perché se ce l'avete? Ma chi ce l'ha con i musulmani? Noi ce l'abbiamo. Tu Cruciani, senti. Io ti sento ogni giorno, cavolo. Ti sento ogni giorno. Sei una vergogna. Lazzar, l'Islam, come viene interpretato spesso, è. All'antitesi della democrazia. Ma chi l'ha detto? Chi te l'ha detto? Tu sei andato. Come le trattate le donne nei paesi dove c'è la legge islamica? Come le trattate le donne? Come le trattate le donne? Ascolta, tu ce l'hai in testa, già sei prevenuto, hai capito, contro i musulmani. Non posso cambiarti la tua idea di merda. La tua idea di merda è disegnata bene, basta. Disegnata non ho niente bene. Da dire. Ciao, ascolta, tu sei un giornalista, perché non approfondire? Sì. Approfondire, vai a studia un po', prendi i libri, leggi, devi intervistare anche la gente che sono capaci a darti di belle risposte. Non prendere la gente in caso così, di turno, quelli che non sanno neanche parlare, e poi dopo trasmettete le cazzate che le sparano. È così. Allora che fai? Ci vuoi dare lezione su quello di su cosa dobbiamo trasmettere? Certo. Lui vuole dare lezione, Lazzar da Brescia vuole dare lezione. Non vuole dare lezioni l'ottimo Lazzar, non ho capito. Ti manca proprio l'educazione. Sei maleducato anche. Maleducato. Quello hai esordito dicendo questa è una trasmissione del cazzo. Io sarei maleducato. Ascolta, di offendere 1.700.000.000. Io non offendo nessuno. Dico che l'Islam è incompatibile con la democrazia. Punto. Se voi vi piace la dittatura, se vi piacciono. Cruciani, sentimi un attimo. Se qualcuno intervenga sulla tua radio di merda lì, no, è un musulmano per caso, sì. Tu subito le disegna le cose come fosse un terrorista, non lo so. Ma chi ha detto? Stai intervenendo tu, per esempio? Vabbè, già, sì, mi rotto la scatola. Ma io, Lazzar, a differenza degli altri, ce l'ho le palle quadrate, sì, io non ho paura di parlare. Ottagonali, però, ottagonali. Gli altri sì, poverini, perché hanno paura. Siete riusciti alla fine. A mettere questo virus alla testa di musulmani poverini che hanno la colpa. Che colpa hanno, porca miseria, di essere musulmani? Che colpa hanno? Cosa ti hanno fatto i musulmani? Basta, dai, dimmelo, Cruciani. Basta, cosa ti hanno fatto, figa? Basta adattarsi, basta adattarsi alle nostre regole, trattare bene le donne. Ma cosa devo dire? Trattare bene le donne. Tu lo fai, altri non lo fanno. Ascoltami, Cruciani, mi fai veramente incazzare. Io con decine di amici che siamo musulmani. Bene. Qui a Brescia siamo donatori di sangue. Ma che c'è, tu, che c'entra a differenza di te, tu vai a donare sangue? Tu vai a donare Lazzar, mi hai rotto la scatola, ciao, ti saluto. Ti saluto, Lazzar, ciao. Ha ragione Lazzar. Va bene, vaffanculo. E adesso la borsa. Michele da Rovigo, riprendiamo con Michele, vai ciao, Michele, vai. Ciao Parenzo, buonasera. Parenzo è andato, è alla 7 già, vai, è già volevo, in diretta. Volevo commentare un attimino la signora di Milano di prima che si dovrebbe solo vergognare. L'assessore che ha detto che dà al compagno il biglietto per andare allo stadio. Si devono solo vergognare, io lavoro nel mondo dello spettacolo con strutture e ti dico, ho visto far spostare
i posti per i disabili, per mettere le famiglie di tutta questa gentaglia che abbiamo in questo momento che ci governa, guarda, è una cosa allucinante. È brutto da dire, ma è ancora più brutto da vedere, guarda. Poi in più hanno anche il coraggio di parlare per radio o per televisione, dove li vediamo, ecco. È uno schifo. Poi? Poi niente, che comunque alla fine, anche il signore di prima che parlava, paghiamo le tasse di qua, paghiamo le tasse di là, sì, ma quanti ne abbiamo che non pagano le tasse di sti coglioni? Ma di quanti chi? Ne abbiamo? Coglioni quali? Il bresciano che ha parlato adesso per ultimo, sì, il signore extracomunitario, sì. Quanti ne abbiamo che non pagano le tasse? Quanti ne manteniamo di queste persone? E no, che non pagano le tasse, sentirci... non lo so, sicuramente quelli che manteniamo no, sono dobbiamo tanti. Dobbiamo fare sì. Umiliare anche per radio da queste persone, cioè o vi dovete far umiliare, ma per carità, ma non le fate neanche parlare, guarda. Davvero. No, noi facciamo parlare tutti qua. So che fate parlare tutti, però uno che è appassionato da zanzara, giustamente poi gli gira anche un po' le scatole quando si sente umiliare da una persona così. Dopo che comunque c'è, ripeto, ribadisco, ho un'azienda, settimana scorsa ho assunto una persona extracomunitaria, perché comunque ci sono anche quelli bravi a lavorare, non c'è nulla da dire. La prima cosa che mi ha chiesto quanto prendo e gli assegni familiari, non quello che sa fare. Questa è la prima cosa che ti chiedono, non è che ti dicono qual è il lavoro. Vabbè, no. Ma quello è normale però che chiedano una cosa no, di questo dai, tipo. Non dai, non è normale, dai, non è normale. Cruciani, 20 anni fa non era così, non è normale. Io non lo trovo normale, guarda. Cioè io questo hanno chiesto, non ci trovo più un cazzo di normale in questo paese. No, ma hanno chiesto quanto guadagnano, qual è la tredicesima, la quattordicesima. La prima cosa sono arrivati dopo 3 giorni col foglio degli assegni familiari, giustamente. Cioè io ho una sorella mia che lavora in azienda, c'ha pure dei figli, lei gli assegni familiari non li prende. Perché comunque è parte integrante dell'azienda, è assurdo. Vabbè, poi? Ma niente, questo. Ciao Michele, ciao, ciao, ciao.